professionale. Ma ti voglio parlare di un argomento che secondo me è veramente fondamentale. You mastermind, ovvero hai una mastermind, ma che cos'è una mastermind? Ecco, io credo che sia una delle grandi belle trovate che ognuno di noi può veramente utilizzare e sfruttare. Crearti una mastermind intorno a te, crearti una mastermind che inizi a farti ragionare. Che cos'è? È un'abitudine, è l'abitudine di non fare le cose da solo, non prendere decisioni da solo, ma crearti un pool, un team, un board, chiamiamolo così, una testa pensante che si confronta con le idee, che si confronta costantemente con le idee. Molto spesso non le facciamo. Lo facciamo perché ci capita di incontrare un amico e condividere con lui qualche idea. Io invece parlo di quella mastermind che è voluta, che è cercata, che è strutturata, che puoi organizzare, cioè per alcuni settori, che ne so, che può essere la strategia, per alcuni settori che potrebbe essere l'organizzazione, per alcuni settori che potrebbe essere quella pianificazione, per alcuni, ecco, crearti dei punti di riferimento, cioè delle persone fisiche che hanno delle qualità migliori delle tue in alcuni ambienti specifici, e creare con loro una sorta di testa pensante agglomerata, no? Nel senso che si trova a vivere insieme la presa di decisioni. Cosa significa?